Scusatemi per il mio italiano, però cercherò comunque di parlare correttamente. Dunque, noi abbiamo iniziato questo percorso che per costruire un movimento europeo da un po' di tempo fa, e questo percorso, come è già stato detto da uno, è stato raggiunto, è stato iniziato sia dal blocco di schierda che da Podemos e dalla France Insoumise, è stato raggiunto dalle forze red and green, rosso e verde, devo tradurre sempre nel fascismo, rosso e verde del Danimarco, il partito di sinistra della Svezia e l'alleanza di sinistra della Finlandia. Perché l'Europa non è un'idea astratta, l'Europa è una costruzione storica che qui oggi è la forma che assume la dominazione del capitale, cioè il capitalismo. Le politiche di austerità richieste dai trattati europei in nome della crescita economica necessaria solo al capitale hanno in realtà costituito l'ultimo mezzo per trasferire ancora più ricchezza al capitale. Esse sono state accompagnate da un attacco dei governi contro i diritti sociali acquisiti dalle lotte e generano ovunque disoccupazione, precarietà, povertà, sofferenza, in particolare per i più deboli. Generano anche inquinamento, malattie ambientali e disastri ecologici. Oggi la risposta del capitale alla legittima rabbia dei popoli europei generata dalle politiche da lui richieste è doppia: dividere e reprimere. La divisione tra quelli che avrebbero tutti interessi a allearsi è sempre stata una necessità per il capitalismo e deve essere da noi denunciata, richiamando sempre l'equivalenza strutturale per il capitalismo tra uno sfruttato e un altro sfruttato. Rifiutare l'Europa fortezza e ribadire la necessità di accogliere i migranti che fuggono situazioni che sono anche lì il risultato del dominio del capitalismo è dunque una necessità. Ma il secondo mezzo per il capitalismo per continuare a sfruttare e a distruggere l'ambiente è la repressione. Repressione che viene sempre di più vista in questi momenti. Repressione del movimento sociale, ma repressione nei quartieri popolari che in Francia, per esempio, si battono contro le violenze della polizia, repressione anche contro i movimenti ecologici che in Francia sono arrivati a uccidere qualcuno dei nostri compagni. Ma pure repressione contro i luoghi dove si creano le condizioni di possibilità di un altro tipo di società, che non è più fondato sulla proprietà privata e lo sfruttamento sia degli esseri umani che della natura, ma sulla solidarietà, sulla fraternità o la sorellità e su un'armonia con la natura. Penso ovviamente a quello che sta succedendo a Riace in questo momento. Ma penso pure alla distruzione della ZAD di Notre-Dame-de-Lande in Francia. Il livello della violenza istituzionale è ormai molto alto e richiede da parte nostra di saper costruire una risposta all'altezza dell'attacco. Questa risposta deve anche posizionarsi a livello europeo e per questo contiamo su di voi. In Italia siete per noi l'unica forza con la quale è possibile costruire un percorso comune. Thank you.
e per concludere, per la giustizia sociale, per la giustizia ambientale, per la democrazia, potere al popolo, ma anche con Raipop.